In un impero in cui tradimenti e alleanze erano all'ordine del giorno, un uomo ridefinì l'arte della guerra. Generale dell'esercito bizantino, Flavio Belisario spazzò via quasi tutti i nemici barbari, riconquistando il territorio perduto e restituendo rapidamente prestigio a un impero in declino. Belisario, nonostante fosse salito al comando più alto, conservava ancora la lealtà di un soldato che era salito ai ranghi più umili per diventare il braccio destro di uno degli imperatori più ambiziosi della storia bizantina. Le campagne militari di Flavio Belisario non solo salvarono l'impero dalla rovina, ma lo consacrarono come uno dei più grandi leader militari della storia. Questo video mostra come un comune soldato sia diventato uno dei più grandi generali di Bisanzio. Flavio Belisario nacque intorno al 505 d.C. in una piccola città appartenente alla provincia di Tracia, all'epoca parte dell'impero bizantino e oggi appartenente al territorio bulgaro. La Tracia era una zona di confine e in queste regioni, naturalmente più esposte e vulnerabili alle incursioni, il militarismo e la difesa erano una questione di sopravvivenza quotidiana. In questa città, fin da giovane, Belisario mostrò una naturale propensione al combattimento e al comando. Era già noto per il suo coraggio e la sua intelligenza, qualità che lo avrebbero aiutato a scalare rapidamente i ranghi dell'esercito bizantino. L'impero bizantino seguì l'impero romano solo a est. Quest'ultimo era diviso in impero romano d'occidente, la cui capitale era Roma, e impero romano d'oriente, la cui capitale era Costantinopoli, che durò anche dopo la caduta dell'impero romano d'occidente nel 476 d.C. Esistette per oltre 1000 anni, fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453 d.C. Belisario iniziò la sua carriera militare come guardia dell'imperatore Giustino I, zio di Giustiniano. Questo rango, benché umile nell'esercito bizantino, gli permise di conoscere da vicino le dinamiche di potere e le esigenze di difesa dell'impero. Quando Giustiniano I salì al trono nel 527 d.C., si ricordò della guardia dello zio e intuì subito il potenziale di Belisario, nominandolo comandante di un'unità d'élite dell'esercito imperiale. Ma Flavio Belisario non era ancora stato sottoposto a una prova importante per dimostrare come si sarebbe comportato al comando di una truppa reale. La prima prova importante avvenne nel 530, quando Giustiniano lo inviò a combattere i persiani sulla frontiera orientale dell'impero. Sotto la guida del re Cavad I, i persiani volevano espandere il loro territorio e, per farlo, incontrarono l'impero bizantino. A Dara, una fortezza strategica in Mesopotamia, oggi parte della Turchia, Belisario affrontò un esercito persiano numericamente superiore ed estremamente agguerrito sui fronti di battaglia. La battaglia di Dara fu un momento cruciale nella carriera e nella vita di Flavio Belisario, che la rese una grande dimostrazione del suo genio combattivo. Utilizzando tattiche innovative e una profonda conoscenza del terreno, Belisario organizzò le sue truppe in una formazione difensiva che ampliò i loro vantaggi. Costruì trincee difensive che incanalavano l'esercito persiano in corridoi stretti, dove erano più vulnerabili gli assalti bizantini. Nonostante l'inferiorità numerica, i bizantini, sotto Belisario, ottennero una vittoria decisiva. Le sue tattiche non solo respinsero gli invasori, ma riuscirono anche a infliggere pesanti perdite all'esercito persiano. La vittoria a Dara rafforzò la reputazione di Belisario come leader nato e grande guerriero. Questo lo aiutò a guadagnarsi la fiducia e l'ammirazione non solo dei suoi soldati, ma anche dei suoi superiori. L'intelligenza e il coraggio di Flavio Belisario nel difendere Dara non passarono inosservati nemmeno a Giustiniano. Consapevole della necessità di avere dei leader capaci dietro le sue ambiziose campagne di espansione, l'imperatore romano assegnò a Belisario una missione ancora più impegnativa: cedere il comando di una frazione e servire come comandante dell'intero esercito bizantino. I primi ostacoli alla guida dell'esercito bizantino non tardarono ad arrivare: le campagne d'Africa. Nel 533, in qualità di comandante dell'esercito, l'imperatore Giustiniano inviò Belisario in Nord Africa con l'ambiziosa e pericolosa missione
di riconquistare il regno dei Vandali, che da decenni costituiva una spina nel fianco di Bisanzio. Quando Belisario prese il comando, l'esercito era già in declino e non era forte come in passato. I soldati erano molto meno numerosi rispetto al periodo di massimo splendore dell'impero romano, ma anche se pochi, erano comunque uomini altamente addestrati. Fu proprio questo esercito a sbarcare a Cartagine. Nonostante avesse un esercito molto più piccolo, Flavio Belisario riuscì a sconfiggere il regno dei Vandali dopo tre grandi battaglie e manovre militari rischiose. Questo trionfo e il comando di Belisario furono così eclatanti che Gelimer, il re dei Vandali, dopo essere stato catturato, si rivolse satiricamente a Belisario. «Prima di festeggiare la tua vittoria, fammi bere un bicchiere d'acqua, perché sei stato troppo veloce nella tua campagna e mi hai stancato. Lasciami anche mangiare qualcosa, perché hai preso tutto il mio lavoro, e fammi avere una lira, così potrò cantare una canzone sulla mia sconfitta, che non sarà mai dimenticata». Pochi mesi dopo, il regno dei Vandali fu completamente annesso all'impero bizantino. Seguirono le guerre gotiche e la gloria in Italia. L'ambizione di Giustiniano non ha limiti e il suo prossimo obiettivo è l'Italia, fino ad allora sotto il controllo degli Ostrogoti. Nel 535 Flavio Belisario fu incaricato dell'ardua missione di riconquistare Roma e ripristinare l'antico territorio dell'impero romano d'Occidente. La campagna d'Italia fu tutt'altro che facile e fu la più impegnativa e prolungata della carriera di Belisario. Egli dovette affrontare non solo un nemico coraggioso in combattimento, ma anche la tensione di una campagna prolungata e le difficoltà logistiche di condurre operazioni militari in un territorio così vasto e lontano dalla sua base. Roma distava più o meno 2.226 chilometri da Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino. Belisario sbarcò in territorio italiano in Sicilia e conquistò rapidamente l'isola, stabilendo un punto d'appoggio. Era il primo passo per raggiungere i suoi obiettivi. Poi marciò verso l'Italia meridionale, conquistando Napoli dopo un estenuante assedio di 20 giorni. Ogni giorno che passava, Belisario si avvicinava al suo prossimo obiettivo, la città di Roma. La città cadde nel dicembre del 536, dopo un altro assedio drammatico e stressante. La riconquista di Roma fu una pietra miliare nella storia, poiché la città aveva un enorme valore simbolico. Mantenerne il controllo, tuttavia, sarebbe stata una sfida ancora più grande. Determinati a riprendere la città, gli Ostrogoti inviarono diversi attacchi contro i Bizantini. Questi ultimi seguirono l'esempio e assediarono la città nel tentativo di riconquistarla. L'assedio ostrogoto di Roma iniziò quando Belisario entrò in città nel dicembre del 536 e durò fino al marzo del 538, quando lo ruppe definitivamente. Durante questi mesi, i difensori bizantini dovettero sopportare carenze alimentari, malattie e attacchi prolungati da parte degli Ostrogoti guidati da Vitiges. Con le sue mura storiche, la città divenne un gigantesco campo di battaglia, in cui ogni strada e casa era di primaria importanza strategica. Belisario fece pieno uso della sua leadership per ispirare i suoi soldati, cosa fondamentale per mantenere alto il morale in queste condizioni estremamente difficili. Una delle manovre militari più spettacolari di Belisario durante l'assedio ostrogoto fu l'uso di piccole unità di truppe mobili per attaccare gli accampamenti nemici fuori dalle mura, tagliando le loro linee di rifornimento e fiaccandone il morale, dato che gli attacchi bizantini avvenivano solo nelle prime ore del mattino. Queste operazioni speciali costrinsero gli Ostrogoti a rivedere le loro strategie e ad abbandonare l'assedio. Il successo della difesa di Roma non solo consolidò la reputazione di Flavio Belisario come uno dei più grandi generali della storia bizantina, ma segnò anche una svolta nella campagna d'Italia. La vittoria inflisse un duro colpo agli Ostrogoti e dimostrò che l'impero bizantino, guidato da Giustiniano e da altri comandanti come Belisario, conservava ancora la capacità di ripristinare la gloria dell'antico impero romano d'Occidente. Ma per ripristinarla davvero, Giustiniano ordinò al generale Belisario di guidare le sue truppe alla caccia degli Ostrogoti in territorio italiano. Il prossimo obiettivo doveva essere Ravenna, la capitale dell'impero ostrogoto.
Nel 540 Belisario marciò alla testa delle sue truppe contro Ravenna. Si rese conto che, per evitare molte perdite nel suo esercito, la via d'uscita migliore sarebbe stata quella di assediare la città. E così fece di nuovo. La sua strategia consisteva nel mostrare la forza per non doverla usare. La capitale degli Ostrogoti fu assediata per quasi 3 mesi, fino a quando Vitiges, il suo re dell'epoca, sotto pressione e di fronte alla prospettiva di un lungo assedio, decise di negoziare. Mandò a chiamare Flavio Belisario e gli offrì la corona dell'intero impero, aspettandosi che il generale bizantino si ribellasse a Giustiniano e diventasse il nuovo sovrano d'Italia. Il generale accettò l'offerta per guadagnare tempo e ottenere l'ingresso in città. Nel maggio 540 aggirò Vitiges, marciò contro la città e Ravenna si arrese a Belisario. Una volta entrato a Ravenna, assicurò alla popolazione che non ci sarebbero state rappresaglie. Dopo la resa, Vitiges fu arrestato e portato a Costantinopoli. L'imperatore Giustiniano accolse Vitiges con onore, gli conferì il titolo di patrizio e il re Ostrogoto visse il resto della sua vita in relativa sicurezza nella capitale bizantina. Ma la brillante carriera di Flavio Belisario non fu solo gloria e vittorie. Egli incontrò anche tradimenti e intrighi all'interno della stessa corte bizantina e da parte di qualcuno che non avrebbe mai immaginato. Invidioso dei successi del suo generale, Giustiniano divenne sospettoso di Belisario e, in diverse occasioni, lo richiamò a Costantinopoli con motivazioni discutibili. Nel 541 Belisario fu accusato di cospirazione contro l'impero e fu provvisoriamente sollevato dal comando. Tuttavia, nonostante l'ingiustizia, rimase fedele al suo imperatore e presto Belisario fu reintegrato nell'esercito per difendere Costantinopoli da un'invasione unna. Ma la sua fedeltà non servì a nulla. Nel 562 Belisario fu nuovamente accusato di cospirazione e imprigionato. Anche se fu rilasciato l'anno successivo, non riuscì mai a riconquistare la sua precedente posizione di influenza e il suo prestigio si affievolì. Inoltre, non riuscì mai a tornare sui campi di battaglia, cosa che amava fare di più. Flavio Belisario morì nel 565, impoverito e abbandonato da coloro che aveva maggiormente sostenuto. Un pittore francese ha ritratto i suoi ultimi giorni nel dipinto Belisario che chiede l'elemosina, un notevole esempio di come potrebbe essere stata la sua fine. Se vi è piaciuto saperne di più sulla storia di questo generale bizantino, mettete un like a questo video e iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima puntata!